Indottrinamento fiscale, un bell'articolo di Giovanni Birindelli sul suo sito Catalaxy Institute. Questo articolo rientra anche nella raccolta del libro Legge e Mercato. Questo articolo parla dell'indottrinamento che viene fatto nella scuola pubblica a favore del prelievo fiscale nei confronti dei bambini. Per spiegare le tasse ai bambini è stata organizzata una lezione in cui sono state distribuite monete di cioccolato in modo diseguale ai vari bambini. Poi alcuni bambini vengono indicati come governo e altri come esattori. Tutti gli altri bambini, diciamo un centinaio o poco meno, sono la popolazione, cioè la comunità. E il governo e gli esattori devono provvedere alle spese della comunità tassando i compagni. I bambini discutono sul livello delle tasse, sulla necessità di esentare i più poveri, su quanto far pagare i ricchi. Così concetti come equità, solidarietà, progressività diventano elementari. Dice Birindelli, lo scopo della lezione è di giustificare una particolare forma di aggressione, in questo caso una violazione delle proprietà private, la tassazione, che è una misura coercitiva. Se una persona qualunque facesse quello che fa il governo quando tassa, sarebbe considerato un criminale. Questo naturalmente non viene citato dal professore, cioè viene abilmente evitato, presupponendo come dato che il governo abbia questa funzione e questo compito, cioè abbia legittimamente il compito di redistribuire le risorse. Inoltre, dice Birindelli, il professore ha presupposto come dati i privilegi di alcuni bambini. Quali sono i bambini privilegiati? Quelli indicati come governo ed esattori, che sono stati scelti arbitrariamente in quei ruoli. Loro possono compiere delle azioni che se invece le compie qualsiasi altro bambino, quelli non indicati, diventerebbero dei crimini, cioè dei furti. Inoltre nella lezione viene presupposto come dato che soltanto il governo e gli esattori possano provvedere alle spese della comunità, escludendo a priori gli scambi volontari di mercato. Per i libertari invece lo Stato e le sue istituzioni andrebbero sostituite da attori di mercato in concorrenza. Quindi non è affatto scontato per i libertari, anzi non dovrebbe proprio esserlo, per i libertari che tocchi al governo il compito di fornire i servizi. Inoltre io aggiungo una terza cosa che Birindelli non ha inserito, e cioè che le monete di cioccolato ai bambini venivano distribuite in modo disuguale, e questo poteva effettivamente suscitare, diciamo così, indignazione nei bambini, perché in teoria una misura più giusta all'inizio sarebbe stata quella di distribuirle in modo uguale, ma nella realtà molto spesso se una persona ha un livello per esempio di ricchezza o di reddito superiore a un'altra, non è perché ha ricevuto quella disuguaglianza per caso, ma perché magari se l'è costruita con il lavoro e con le proprie capacità, con l'impegno, con i risparmi. Questo legittima anche l'esistenza delle disuguaglianze, perché le ricchezze sono state conquistate, sono state guadagnate con il lavoro, non sono state distribuite arbitrariamente, e perciò rende ancora più chiara l'illegittimità della redistribuzione delle risorse. Perché se io ho guadagnato con fatica e con lo sforzo del mio lavoro una certa quantità di ricchezza, non ritengo giusto che mi venga sottratta, perché appunto non l'ho rubata a nessuno. Comunque andiamo avanti con l'articolo di Birindelli, che ricorda che l'uguaglianza di posizione materiale, per esempio l'uguaglianza di risorse economiche, quando è ottenuta con mezzi coercitivi, come le misure redistributive, è incompatibile con l'uguaglianza davanti alla legge da un punto di vista logico. Le persone hanno qualità diverse, interessi diversi, priorità diverse, preferenze diverse, si trovano in posti diversi, momenti diversi, storie diverse, situazioni diverse, tutte queste inevitabili disuguaglianze che fanno parte del mondo reale, della vita umana. Cosa producono questi fatti? Che se le persone vengono trattate allo stesso modo, anche a partire da condizioni uguali, finiranno necessariamente in posizioni materiali diverse, chi si arricchirà di più, chi di meno, senza intendere però il furto naturalmente, senza rubare, si parla di capacità individuali e di arricchimenti del tutto legittimi. Questo è il punto di vista libertario, cioè trattare le persone allo stesso modo, inevitabilmente, come è anche giusto, finiranno in posizioni materiali diverse. Questo invece è il punto di vista collettivista,
cioè per farle finire in posizioni materiali uguali o anche meno disuguali, cioè per livellare le disuguaglianze, per esempio nella ricchezza economica, l'unico modo è trattare le persone diversamente. In particolare, un modo per trattare le persone diversamente è la progressività fiscale. Questo infatti introduce la disuguaglianza legale, cioè le persone vengono trattate in modo diverso, differente davanti alla legge. La disuguaglianza legale consiste nel fissare un criterio arbitrario, in questo caso il reddito o la ricchezza posseduta, e nel formare sulla base di questo criterio delle categorie altrettanto arbitrarie di persone, per esempio poveri e ricchi, le varie fasce di reddito, e nel trattare in modo diverso persone che sono state raggruppate in categorie diverse. Quindi le persone vengono trattate in modo diverso di fronte alla legge, ecco la disuguaglianza legale. Giungiamo quindi alle conclusioni. Senza contraddittorio, su invito di un politico, alla scuola dell'obbligo, una persona il cui reddito deriva proprio dal prelievo fiscale fa una lezione a favore del prelievo fiscale e della disuguaglianza legale. È una lezione per indottrinare i bambini. Queste lezioni sono chiaramente forme di indottrinamento, non diverse da quelle dei sistemi totalitari. In questo caso, i bambini vengono indottrinati a giustificare ed accettare quella forma di aggressione che è il prelievo fiscale, che è una violazione della proprietà privata.